Cari amici di Telegard, ben ritrovati, mi vedete alla lavagna perché oggi devo rispondere a qualche sollecitazione che mi è stata fatta da qualcuno dei telespettatori che seguono la trasmissione. Io ho avuto modo qualche puntata fa di presentarvi la coniugazione del verbo essere e del verbo avere, cioè i verbi cosiddetti ausiliari. E in particolar modo sul verbo avere, eh, vi ricordate che io avevo scritto questa forma go, però anche... Si poteva dire con l'apostrofo, vedete. Questa forma centrale è un po' è scarsissimamente usata. Le due forme sono questa o questa. E qualcuno mi faceva notare appunto, ma una o l'altra. E ho sempre detto, se liete o questa o questa. Questa è la forma arcaica, questa è la forma più recente. Poi, gavria. Anche qui qualcuno mi ha detto, ma bisognerebbe mettere l'apostrofo. G, apostrofo, avria. Anche qui. La forma più usata è questa, eh, ve lo devo dire, però uno, se libertà, licenza poetica, potrebbe. Ma la cosa più curiosa è su questa forma qua. Vi ricordate sul verbo avere il presente indicativo? ho detto io ho, tu hai e li ha, ho detto mi go, ti tegai, lul ga, oela la ga, noi gavem, eh, voi gave, lori i ga, o lore lega. Sul passato prossimo io ho avuto, attenzione, io ho detto, siccome il presente era mi-go, ho detto mi go a ti te gai a V, lul ga a V, o e la ga a V, noi gavem a V, voi ga ve a V, lori i ga a o lore le ga a V. Ma qualcuno mi ha fatto notare, mi ha detto, ma guardate che si può dire anche mi, quindi mi V è la forma che ho proposto io e qualcuno cosa ha fatto? Prende la G e la mette qui. Mi o ga Certamente si dice anche mi o ga vu. Tite hai ga vu. Lulaga vu. Eccetera, eccetera. Quindi non è per niente in contraddizione l'una o l'altra forma. Sta naturalmente ad una persona a decidere se preferisse una o l'altra. Quindi si può dire mi go a vu o mi o ga con tutte le forme ovviamente che ne conseguono. Perché oggi sono partito dal verbo avere? Perché appunto oggi ho intenzione di continuare con i verbi, con la coniugazione del verbo. E questa volta andiamo su un verbo diciamo qualsiasi, su un verbo anche se è un verbo irregolare perché è il verbo andare, ma mi si presta molto bene appunto a questa lezione. Allora, oggi parliamo del verbo andare, cioè il verbo nar. Allora, andiamo all'indicativo presente che sarebbe in italiano io vado, tu vai, e li va, eccetera, eccetera. Allora, mi vago, ti te vai, lul va, noi nem, voi ne, lori i va. Naturalmente c'è la forma femminile lulva diventa e la la va, lori va, lore le va. Ecco, e qui vedete anche, ho fatto un esempio, mi va con treno, ti te vai in treno, lulva in treno, attenzione che a volte cade la E, cioè va l'aposto, a volte la E non cade perché prima c'è una consonante. Passiamo al passato prossimo, io sono andato... Che vo corrisponde anche io andai passato remoto e fui andato tra passato remoto. Per questi tre tempi c'è un'unica forma in dialetto che è mi somna ti te senna lu na, noi semnai attenzione si dice anche noi semnadi voi senai lori ie nai o lorie nadi il femminile sarebbe ELA LE NA O ELA LE NADA LORE LE NAE O LORE LE NADE E questo è il passato prossimo, cioè io sono andato, mi somna. Attenzione, adesso andiamo ad un altro. Sempre siamo nel modo indicativo. Siamo all'imperfetto, io andavo, tu andavi e li andava. E diventa minevo, ti tenevi, mi raccomando gli accenti fonici chiusi, Lul neva, oela la neva, al femminile, noi nevem, voi neve, lori i neva, o lore le neva. All'indicativo imperfetto corrisponde come tempo composto il trapassato prossimo, io ero andato, tu eri andato, eccetera, eccetera. Mi ero na, ti teri lui l'era na, noi erem o nadi, voi erenai nai o voi erem nadi, loro nai o loro era nadi. Il femminile, beh, mi ero na, diventa mi na donna, mi ero na, o mi ero nada, titerina o ti e la l'era nai o la l'era nada. Noi erem nae o erem nade, voi erem nae, o voi erem nade, l'ore le era nae, o l'ore l'eranade. Le nade. Poi c'è l'indicativo futuro semplice, io andrò, tu andrai, li andrà, eccetera, eccetera. Minarò, ti te narai, l'ul narà, femminile diventi ela la narà, noi narem, voi nare, l'ori i narà. cioè l'ore le narà. E voi vedete probabilmente in sovraimpressione anche gli esempi che faccio, minarò montagna, ti tenerai in montagna, eccetera, eccetera. Finito adesso il futuro semplice, andiamo al futuro anteriore. Io sarò andato, tu sarai andato, eccetera, eccetera. Mi sarò na, ti te sarai na, l'ul sarà na, o elas la sarà na, o e la sarà nada. Noi sarem nai o nadi, voi sare nai o nadi, lori i saranai o nadi. Il femminile chiaramente diventa ela la onada, o nada, forse l'oggetto prima. Noi sarem nae o nade, voi sare nae o nade, lori sa, le saranai o nade. Sembra uno sciolilingua. Bene, finito l'indicativo. Questo è il modo indicativo. Andiamo al congiuntivo. Che io vada, che tu vada, che li vada, che noi andiamo, eccetera, che voi andiate, che si vadano. In dialetto diventa: che mi vaga, che ti te vaghi, che lul vaga, che noi nem, che voi neghe, che l'ori i vaga. Il femminile alla terza persona singolare e plurale diventa: che ella la vaga, che l'ore le vaga. E questo è il congiuntivo presente. Andiamo al congiuntivo passato che io sia andato, che tu sia andato, eccetera, eccetera. Che mi sia na, che ti te sepi na, che l'ul sia na, che noi semnai o che noi semnadi, che voi seghenai o che voi seghenadi, che l'ori sia nai o che l'ori sia nadi. Il femminile diventa, che mi, che sono una donna, sia na o Che mi sia nata che ti te bina o che ti te seppi nada che lul sia che ella la sia na, o che ella la sia nada che noi sem nade o nae che voi seghe nae o che voi seghe nade che loro le sia nae o che loro le sia nade. Ripeto, un bel scioli lingua però, eh, d'altro canto, il dialetto è questo qua. Congiuntivo imperfetto, quello delle s, dico sempre, che io andassi, che tu andassi, che mi andassi, eccetera, eccetera. Che mines, con due s, che ti tenessi, che lul nes, o che la lanes, che noi nessem, che voi nesse, che lori ines, o che lore lenes. Congiuntivo trapassato, che io fossi andato, che tu fossi andato, eccetera, eccetera. Attenzione che qui c'è lo di lingua. che mi fusna, che tite fusina, che lul fusna, che noi fussemnai o che fussemnadi, che voi fusse nai, o che voi fusse nadi, che loro i fusnai o che loro i fusnadi. Femminile, mi dona che mi fus na o che mi fus nada che ti te fus nah, o che ti te fus nada che ela la fus nah, o che ela la fus nada che noi fussem nae o che noi fussem nade che voi nae o che voi fusenade che lore le fusnae o che lore le fusnade Finito il congiuntivo, andiamo al condizionale. Io andrei, tu andresti. Li andrebbe. Noi andremmo con due M, eh? mi naria, Bel accento tonico sulla I, ti tenaressi. Lulnaria o e la la naria per il femminile, noi naressem, accento, mi raccomando, tonico sulla E, prima E e accento fonico chiuso. Voi naresse. Lori in aria, naturalmente. L'unaria al femminile diventa naria, Lori in aria al femminile diventa lore lenaria. Andiamo adesso al condizionale passato. Io sarei andato, tu saresti andato. Mi saria na tite saressi na. L'ul saria na. Noi saressem nai o noi saressem nadi. Voi saresse nae o vo, giacate, voi saresti una maschile voi sareste nai o voi sareste nadi, loro saria nai o loro saria nadi. Femminile, abbiate pazienza, fra poco finisco, mi saria naa o mi saria nada, ti saressi na o ti saressi nada, ella la saria na o ella la saria nada, noi saressem nae o noi saressem nade, voi sareste nae o voi sareste nade, l'ore le saria nae o l'ore le saria nade. E chiudiamo i cosiddetti modi, quelli con le persone, eh, i modi finiti, con l'imperativo presente, quello del comando. Vai tu, vada eli, andiamo noi, andate voi, vadano essi. Allora, vati. C'è anche la forma vaghe, ma vaghe vorrebbe dire vacci, quel gesta per ci. Quindi va ti sarebbe vai tu, sarebbe vati. Vada eli, è il el vagalù. Se mi riferisco ad una donna, dico la vaga ela. Nem noi, che va bene anche per le donne. Ne voi, che va bene anche per le donne. I vagalori, che per le donne diventa le vagalore. Andiamo adesso ai modi cosiddetti indefiniti. L'infinito presente, è andare, nar. Nar per funghi. Essere andato, l'infinito passato, è esser na. Attenzione quel na bel accento tonico sulla a. Participio presente, che in italiano sarebbe andante, nante, nante cossita il tempo, andando così il tempo, andante il tempo così, andante il tempo così. Poi c'è il participio passato, andato, che è na. quindi Infinito, participio. Adesso arriviamo all'ultimo modo, che è il cosiddetto gerundio. Andando diventa in dialetto nando, andando a mangiare, andando a mangiare diventa nando a mangiar, essendo andato, essendo na. Quindi essendo andato a mangiare diventa essendo na a mangiar. Bene. Chiusa questa coniugazione, vi dico subito che con i verbi ormai, verbo essere, verbo avere, i verbi ausiliari. È un bel verbo che vale per tutti, un verbo un po' complicato, avete sentito, ogni tanto avevo anch'io dei problemi con la lingua, eh, col, col, col parlare, perché mi si bloccavano appunto le parole, perché è un vero e proprio sciolilingua. Con questo sciolilingua del verbo andare. Ho finito anche questa puntata veramente scolastica. Eh? Mi scuso, però, insomma, così avete imparato anche qualche forma del verbo andare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto, come sempre, alla prossima puntata. E vi ricordo, ormai è una cosa che vi dico sempre: ricordate che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti!